Qui, dunque, ci sembra di essere sulla strada di un pensiero che illumina il candidato, il quale deve andare alla ricerca del Raja dei sensi. Quel Raja, o re dei sensi, è il generatore del pensiero. Colui che genera il pensiero è anche colui che risveglia l'illusione e che uccide il reale. Nel mondo dello spirito esiste la realtà. A misura che il processo di differenziazione ha luogo, è la mente, questa mente che ingigantisce, che crea l'illusione. È questa mente che cresce, che produce infinite immagini e quadri, che possiede la facoltà di creare le immagini, da noi definita immaginazione, che ha la facoltà di ragionare, per cui solidifica il quadro aeriforme che ha costruito. È questo il vero creatore dell'illusione, è questo che uccide il reale per quanto concerne il discepolo, e il suo primo lavoro come discepolo sarà quello di uccidere l'uccisore. Poiché se non riesce a liberarsi di questo illusorio potere della mente, non potrà mai penetrare oltre la corte esterna. E allora, sempre in ascolto del maestro, sente una voce che gli giunge di cercare di unire la sua mente con lo spirito. Da allora il suo lavoro consisterà nell'effettuare delle modificazioni alla mente inferiore per renderla capace di diventare una con quella superiore. Dovrà distruggere il potere di creare illusioni, il che permetterà alla mente di riconoscere il padre suo dal quale proviene, affinché il padre ed il figlio possano una volta di più diventare uno. Allora ode un altro insegnamento che in mistico linguaggio gli dice che egli deve distruggere il corpo lunare e ripulire il corpo mentale. E studiando e cercando di comprenderne il significato, egli impara da più di un'allegoria, da più di un simbolo, ormai per lui familiari, che sotto la denominazione di corpo lunare si intende quel corpo che appartiene a kama o desiderio, quello che viene definito come l'uomo astrale. Egli impara che questo deve essere distrutto e che il corpo mentale deve essere purificato. Ripulisci il tuo corpo mentale, gli dice il maestro. Soltanto togliendo la polvere dell'illusione sarà possibile a quel corpo mentale di rientrare in se stesso, gli sarà possibile di essere unificato allo spirito. Ed ora il candidato comincia a comprendere il lavoro che deve compiere nella corte esterna nei riguardi della sua mente. Comincia a rendersi conto che egli stesso, questo spirito vivente, la cui ascesa dura da secoli, ha adoperato tutta la sua forza per creare uno strumento di cui potersi servire. Un servo che deve essere controllato. Che la mente, invece di essere un padrone, deve essere uno schiavo ubbidiente, uno strumento nella mano che lo adopera, il servo di chi l'ha emanata. Quanto più si convince di questo, la natura del suo compito diventa chiara ai suoi occhi ed egli comincia ad allenare la mente. E nel cercare di fare ciò, fin dall'inizio dovrà cominciare dalle cose più semplici. Si accorgerà che la mente cerca sempre di fuggire qua e là, che è dura da controllare e difficile da piegare. Come Arjuna se ne rese conto 5.000 anni fa, inquieta e travagliata, turbolenta e difficile da frenare. E comincerà con l'allenarla. Come si allena un destriero sul quale si vuol cavalcare,
obbligandola a seguire la via da lui scelta, senza permetterle di saltare siepi e fossati e percorrere la campagna in ogni senso, obbligandolo a seguire la strada scelta dal cavaliere, soltanto quella e nessun'altra. E così questo nostro candidato, nella sua vita di tutti i giorni, perché gli deve compiere tutto questo nella vita del mondo, gradatamente, durante il corso del suo lavoro, allena la mente a pensare in modo consecutivo e definito, e non permetterà a se stesso di essere sviato dalle molteplici tentazioni che lo circondano, né permetterà alla sua mente di perdersi in ogni direzione. Egli si rifiuterà di disperdere il pensiero, insisterà per fargli seguire un dato sentiero, non accetterà di ricevere la conoscenza in briciole, come se non avesse la capacità di seguire un argomento sostenuto. Scarterà le infinite tentazioni che lo circondano in quest'epoca superficiale. Leggerà per scelta e per motivo deliberato. Essendo così che il pensiero del candidato si allena, leggerà con volontà ferma degli argomenti profondi, lunghe frasi di controversie che allenano la mente a seguire una data linea per lungo tempo, e non permetterà al suo pensiero di saltare rapidamente da un soggetto all'altro. Ciò non farebbe che intensificare quella irrequietezza che costituisce un ostacolo sulla sua strada, impedendogli di proseguire il cammino finché non sia completamente rimosso. E così, giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno, egli lavorerà sulla sua mente, allenandola in quelle coordinate abitudini di pensiero, ed imparerà a scegliere quello che deve pensare. Non permetterà più ai pensieri di andare e venire. Non lascerà più campo ad un pensiero di impossessarsi di lui. Nessun pensiero potrà più entrare nella sua mente e fissarvisi, facendo poi forza per non esserne espulso. Egli sarà padrone nella propria casa. Avrà dei dolori nella sua vita quotidiana? Non importa. Essi gli saranno di aiuto nell'allenamento mentale. E quando questi dolori saranno molto pesanti, quando le ansietà saranno assai penose, quando egli si sentirà portato a speculare sul futuro e a rammaricarsi dei dispiaceri che dovrà subire di lì a pochi giorni, a poche settimane o a pochi mesi, egli si dirà: no, tale preoccupazione non deve rimanere nella mia mente. Tale pensiero non deve prendere piede nella mia mente. Entro questa mente nulla deve dimorare che io non voglia, che io non vi abbia invitato. Tutto ciò che si insinua, senza il mio permesso, sarà scacciato oltre i limiti della mia mente. Quanta gente rimane sveglia la notte piena di ansietà? Quanta gente quasi uccide se stessa, non per i dolori che ha, ma per le preoccupazioni che questi dolori procurano. A tutto questo il candidato metterà fine. Nulla avverrà nella sua mente se non col suo consenso. Egli chiuderà a doppio giro di chiave le porte della mente, escludendone i pensieri che, senza invito, cercano di entrarvi. Questo sarà un vero allenamento, un allenamento lungo e difficile, perché i pensieri ritornano alla riscossa ed egli deve sempre scacciarli, ed interminabili volte egli deve ricominciare il lavoro. Per poterlo fare non esiste altro mezzo se non quello di prendere un dato pensiero ogni volta che si presenta e rifiutare fermamente di dargli asilo. Voi domanderete: e come fare? All'inizio l'impresa riuscirà più facile dando alla mente un altro pensiero di cui occuparsi. In seguito basterà rifiutarsi di ammetterlo.
ma finché il candidato non è diventato abbastanza forte e sicuro da potersi trincerare dietro le porte chiuse della mente ed ivi rimanere indisturbato, agirà saggiamente sostituendo un pensiero all'altro. La sostituzione dovrà essere fatta sempre con un pensiero elevato, che tratti del permanente da contrapporre a quello di cui vuole liberarsi, basato sul transitorio. Servirà così ad un doppio scopo: a liberarsi dal pensiero transitorio e ad abituare la mente a pensare all'eterno, ad acquistare il senso della proporzione, il senso che il presente è passeggero, per cui non vale la pena preoccuparsene. In quanto al permanente, rafforzerà l'abitudine della mente a dimorare nell'eterno, questo essendo il segreto di tutta la pace in questo mondo ed anche nell'altro. A misura che la mente si allena in tal modo ed egli acquista potere su di essa, diventando capace di farla pensare a quanto egli ha scelto e rifiutando di prendere in considerazione quanto egli non vuole prenda posto in essa, il candidato avanzerà di un passo che è più difficile degli altri due. Si ritirerà dalla mente e non penserà più affatto con essa. Non perché diventerà incosciente, ma perché andrà alla ricerca di una più profonda consapevolezza. Non perché in lui la vita diventerà opaca o letargica, ma perché sarà diventata tanto vivida che il cervello non sarà più capace di contenerla. E con questo aumento di vita interna, con questo accrescersi di energia vita che fluisce dallo spirito, egli si accorgerà lentamente che è possibile raggiungere uno stadio in cui il pensiero non sarà più il pensiero della mente, ma la consapevolezza dello spirito. Prima che egli riesca a trovare questa coscienza e a rendersene conto, per così dire, senza soluzione di continuità, egli dovrà passare attraverso quel periodo di sconcerto, di vacuità, di vuoto, che è forse il più doloroso di tutti gli stadi della vita del nostro candidato entro la corte esterna. Allora egli comincerà a comprendere debolmente il significato sottinteso nelle parole dell'istruttore: frena col sé divino il tuo sé inferiore, frena quello divino con l'eterno. Il sé divino è lo spirito che deve frenare la mente inferiore, ma oltre lo spirito vi è l'eterno, e in un futuro che stabilmente dimora entro il tempio, quell'eterno dovrà frenare il divino in lui, come il divino frena il sé inferiore.